Bianco e Valsusa è una realtà che non tutti conoscono, esattamente come in tutte le valli laterali delle Alpi nord-occidentali. In effetti ci sono dei bianchi autoctoni che sono il Gros Blanc e il Blanc Vert, che non sono mai stati molto diffusi data la loro acidità. Per cui la riscoperta del Baratuchat, che si conosce già da oltre 200 anni ma era andato scomparendo, penso sia un bel benvenuto, un bel fiore all'occhiello per la nostra valle. È una riscoperta avvenuta in parte per caso e in parte per la testardaggine e la cocciutaggine di quelli che hanno le scarpe grosse e il cervello fino, come era il mio amico Giorgio Falca, che aveva nel cortile di casa sua la classica toppia di campagna di uva bianca che usavano per lo più come uva da tavola e che il nonno, il papà e tutti ad Almese abbiamo sempre chiamato Baratuchat. È un vino che piace molto, è un vino che alla vista ha un colore quasi giallo paglierino con riflessi verdognoli data la sua acidità, è un vino che al naso ha grossi sentori di fiori bianchi tipo sambuco, tipo biancospino, è un vino che ha una bella struttura e un bel corpo, che ha un bel retrogusto mandorlato, è un vino minerale sapido, acido, che ti asciuga la bocca ed è l'ideale per l'abbinamento agli antipasti leggeri, ovviamente al pesce, ovviamente ai formaggi freschi, soprattutto capra. È un vino longevo, per cui anche bene si adatta a primi leggeri, non con sughi di carne, e si abbina anche al pesce, ai pesci succulenti, tipo pesce al cartoccio in forno o cose del genere.